rispetto a questa patologia che è stata indicata adesso dal bollettino, io sinceramente io non lo sapevo, non so se altri fossero informati, poi che passano gli anni, che Berlusconi è sotto il profilo cardiaco, che abbia avuto operazioni, eccetera, che era caduto quest'estate, che quindi anche quando viene qui al Senato bisogna un po' accompagnarlo rispetto all'andamento, questo lo sapevamo, questo aspetto diciamo che è stato ora detto nel bollettino, io non lo conoscevo, ma insomma, come dire, spero che venga affrontato da tutti i medici, e quindi è un'altra battaglia che Berlusconi deve affrontare, e ovviamente con l'età mi rendo perfettamente conto e spero proprio nell'aiuto della medicina e del buon Dio. Come si fa a non essere preoccupati, anche perché per molti di noi non è solo il capo politico, è un amico personale, è una persona con la quale condividiamo un lungo percorso, quindi è ovvio che uno è preoccupato, io non sarebbe preoccupato, siamo anche fiduciosi che il buon Dio, la medicina ci consentano di condividere ancora un lungo percorso. L'ho sentito al telefono? Sì, stamattina lui ha fatto delle telefonate brevi, ma per darci dei segnali di normalità, di impegno, dicendoci dobbiamo fare questo, quell'altro. Ho detto non ti preoccupare, siamo qui, facciamo quello che dobbiamo fare tutti i giorni. Alcuni di noi sono abbastanza grandi per, come dire, spicciarsi un po' di questioni nella quotidianità. Io tante volte quando mi dicono chiamiamo il presidente, io sono diversi mesi che dico vediamo noi quello che dobbiamo fare, insomma abbiamo un'età pure noi, poi se è un affare gigantesco si sottopone a Berlusconi, se si tratta di decidere che fare a Brindisi o a Terni siamo abbastanza grandi per prendere qualche decisione.